Resta qui sotto. Prendeteli vivi! Arrendeteli, fratelli! Sei il brigante Hamza. Ti ho riconosciuto dal modo di gettare il coltello, presto o tardi dovevamo incontrarci. Come vedi, è la mano di Dio. Ora però sei nelle mie mani. Dov'è il potere, c'è anche la ragione. Sceglietevi da soli la morte. O volete che vi consegni al nuovo regnante? Non meritiamo tanto disturbo. Ho bisogno di buone sciabole e di mani come le vostre. Con me sarete ben pagati. La nostra anima è in vendita, effendi. Portatelo giù. Noi siamo come l'erba e la sabbia del mare. Per quanto la tagli, l'erba cresce sempre più forte. Per quanto la spargi, la sabbia si unisce sempre di più. Belle parole, ma a che servono? Siete solo un gruppo di uomini. Dietro di voi c'è solo il buio, la povertà e l'avidità. Ma perché non vi guardate intorno? Come sperate di poter combattere? E con che? Con la fede del nostro popolo. Abbiamo visto passare le orde asiatiche. Hanno dilagato bruciando tutte le nostre case. Ma noi le abbiamo ricostruite come prima. Il nostro grano ha riempito le loro pance. Il nostro vino ha spento la loro sete. Le nostre madri sono finite in schiavitù. Ma è sempre sopravvissuta l'intramontabile fiamma della nostra fede. La nostra terra, il nostro antico focolare, hanno conservato la fede e il desiderio di libertà. Parole. Dov'è Ariclea? Ibrahim, fai il tuo dovere. L'hai uccisa per derubarla. Non uccido mai le donne. E la nave, perché l'hai rubata? Volevo prendere una boccata d'aria fresca. E non sapevi che trasportava quella donna? Crepi se lo sapevo. Non sapevi che portava nel bagaglio gioielli per un milione di zecchini? Un milione di zecchini? Mamma mia. Dimmi subito dove sono i gioielli, non ho tempo da perdere. Cos'hai di tanto urgente? Meglio cercare i gioielli. Ti farò abbassare quelle arie e ti farò implorare, cane d'un cristiano. Credete che il tesoro si trovi sulla nave? Non credo, Maillard, lo so. Un uomo simile non parlerà con la tortura. Devo mettere le mani.